Ciao ragazzi, vi ricordate del video precedente di Los Molinos, questo che vedete sovraimpresso, dove era in zona ovest di Fuerteventura, stupendo, eccetera, eccetera? Oggi lo vediamo da Pesca Sub. Cosa troviamo sottoacqua? Oggi è una giornata incredibilmente ventosa, una cosa pazzesca. Per fortuna è un vento che contrasta le onde, quindi ci permette di entrare senza troppa difficoltà. Però penso che sarà difficile portare via qualche bel pezzo oggi. Stamattina Mattia aveva fatto un paio di tuffi sullo stesso posto dove andremo noi. E aveva trovato tantissime viejas, che sono i pesci pappagallo canari, tra l'altro tra i più buoni pesci da mangiare, una cosa veramente squisita. E ne ha trovati tantissimi anche di grossi, ma nessun pesce, nessun cacciatore barracuda o palamita che magari con le risacche e questo mare agitato vengono a cacciare i piccoli pesci. Cosa estremamente affascinante, trovare un mare agitatissimo fuori e quando metti la testa dentro si calma totalmente tutto. Una cosa spettacolare. Già mentre stiamo entrando a fare il primo tuffo ci accorgiamo subito che quello che aveva detto Mattia era assolutamente reale, ovvero tantissime viejas enormi, tantissime. Anche sul fondo del mare ci accorgiamo che si vede dalle alghe c'è parecchia corrente e parecchio mar di fondo. Questo sicuramente non agevola il tiro, soprattutto perché abbiamo fucili abbastanza lunghi, però ce la mettiamo tutta. Vediamo di portare a casa un po' di pesce. È già il secondo tuffo che faccio in questa zona, infatti vedo che le viejas mi stanno ben distanti adesso e devo apprestarmi quindi a fare un tiro abbastanza lungo. Questo tuffo mi rendo conto e mi accorgo subito che c'è la mangianza che è particolarmente agitata e impaurita. Non riesco a capire se è in arrivo qualche barracuda, ma non lo vedo, oppure molto probabilmente sono stato io a spaventarla e quindi mi vado a prendere un'altra viejas. Anche durante questo ultimo tuffo mi accorgo che la mangianza è impaurita. Questa volta sono stato molto silenzioso, per cui c'è qualche predatore in agguato.
ma non lo riesco a trovare. In ogni caso non mi do per vinto e prendo l'ennesima Viejas che ci serve per una lauta cena di questa sera. E oggi è finita, abbiamo passato come sempre un'incredibile, stupenda giornata di mare qui a Forlì. E ovviamente la cosa importante è rimanere a contatto con il mare, perché ce l'abbiamo nel DNA, noi Pesca Sub. Senza il mare ci manca il respiro. Ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video fino alla fine, spero di rivedervi presto a Fuerteventura. Se avete intenzione di venire lì, non esitate a contattarci.